Carissimi investitori, dato l'argomento, cercherò almeno in parte di essere il più professionale possibile. Perciò mi sono scritto un testo che adesso leggerò. Fininvest, la holding finanziaria della famiglia Berlusconi, capitalizza miliardi. Include quasi il 50% della ex Mediaset, una quota di maggioranza con il 53,3% su Mondadori, il 30,12% del gruppo bancario Mediolanum, il Monza Calcio e numerosissime proprietà immobiliari. Ho iniziato così questo discorso per ricordare di come Silvio Berlusconi sia a tutti gli effetti uno dei più grandi imprenditori e ovviamente investitori della storia italiana. Ma non era solo questo. Per me, per esempio, che vengo da un percorso di studi di cinema e televisione, Berlusconi era anche colui che portò la televisione libera in Italia. Eh sì, perché prima c'era solo la RAI, la televisione dello Stato. Qualsiasi altra emittente era considerata illegale. Fu proprio Berlusconi, tra mille battaglie e processi in tribunali, a rendere possibile Mediaset così come tutti gli altri canali. Per un appassionato di calcio, invece, Berlusconi poteva anche essere colui che è stato presidente del Milan per ben 31 anni, nei quali, investendo quasi 1 miliardo di euro, nel corso del tempo ha portato la squadra a vincere 29 trofei, di cui 5 in Champions League. Senza scendere nel discorso politico, quel che è certo è che questo personaggio abbastanza controverso non ha lasciato in eredità solamente quei quasi 7 miliardi di euro in asset nel suo patrimonio, bensì ha rappresentato qualcosa di diverso per generazioni e generazioni di italiani. Ed è per questo che adesso andremo dalla gente a chiedere che cosa ne pensa di Silvio Berlusconi. Questo è Investitori Folli, la più folle community di investitori in Italia. Buongiorno. Buongiorno a te. Che cosa ne pensa di Silvio Berlusconi? Che ci mancherà tanto. Una brava persona. Una brava persona. Ok, opinioni su di lui? Ma ha fatto tante belle cose, tante brutte, però alla fine ha sempre cercato di aiutare. Ha un ricordo particolare di Berlusconi nel corso degli anni? No, è le cose che ha vinto col Milan. Quelle di politica non tanto perché non mi interessa, però di calcio ha fatto belle cose. Io penso che è un gran uomo perché ha portato su una squadra molto forte che è il Milan. E anche ha fatto bene molto con il Monza. Col Monza pure ha fatto che stava in Serie B e andata in Serie A ed è arrivata undicesima. Ha fatto molto bene. Beh, 11ª in Serie A è buono. Sì, ne ho promossa poi. Quindi hai un'opinione calcistica su di lui, Di diciamo. politica non me ne intendo, quindi. Berlusconi mi era piaciuto quello del Berlusconi perché, io non lo conoscevo personalmente, ma è un bel po' che studio lo che è la politica italiana perché mi interessa tanto lo che è la politica, tanto internazionale, politica internazionale. Sì. Tu studi politica, diciamo. Studio politica. Ok. Posso dire che Berlusconi ha cambiato la politica italiana. È stato un pilastro della politica italiana e ha contribuito tanto a Berlusconi. Penso che io a tutti i politici, europei in generale, devono tomare quella insegnanza che ha lasciato Berlusconi come esempio. Berlusconi starà sempre nel cuore di ogni politico e di tutte quelle persone che lo volevano bene. Non pensiamo, riposi in pace. Non lo so. Ci sta. Ci sta. Avete un ricordo in particolare di lui, diciamo? Io so solo che andava con le ventenni. Poi Okay. una foto con Beh, è Putin. famoso anche per Oh, questo. pure con Putin. Una foto con Putin. Ok, quindi l'amicizia con la Russia, diciamo. Sì. Ieri che è morto, sì, Putin ha fatto proprio un bel discorso su Berlusconi, ha detto che era un grande amico, tutte le cose che gli ha insegnato. Dal punto di vista politico non sono molto informato, ma penso che a livello mediatico comunque sia un personaggio. Un personaggio. A cui ci può ispirare sia dal punto di vista imprenditoriale, sia comunque dal punto di vista del personaggio al suo fascino. Comunque, questo non gli si nega. Poi ha una certa storia anche con il Milan. Comunque, ha portato varie vittorie. Quindi, è un personaggio un po' controverso. Cioè, chi lo ama e chi lo odia, però. Esatto, che è il motivo per cui sto facendo questo video. Esatto. Non c'è una via di mezzo, spesso. Non c'è una via di mezzo, però mi colloco più tra quelli che lo ammirano sotto certi punti di vista. Anche non condividendo magari certe operazioni che abbia fatto a livello politico. Politico. Più quindi, diciamo, a livello imprenditoriale. Esattamente, sì. Ok, Quello anche è un ambito su cui sicuramente si è contraddistinto. noi. Anche noi lo ammiriamo per questo motivo, diciamo, su Ok. quel lato là. Poi il resto è controverso. Aspetta, io lo ammiro per le donne. Anzi. Io lo ammiro per le donne. Il mio cameraman lo ammira per le donne. Anch'io, Ok. stessa cosa. Tranne per la sua ultima moglie, che ora è diventata miliardaria ed è brutta brutta. Io penso
quando l'ho saputo che è venuta a mancare mi sono messa a ridere, sinceramente. A ridere? Sì, perché non l'ho mai stimato come uomo, come persona e come politico. Ok. Quindi secondo me, non dico che l'Italia sarà un posto migliore senza di lui, però potrebbe migliorare. Diciamo, cos'è che non ti piaceva di lui? Le sue idee, per lo più, o quello che ha fatto in passato. A livello politico e sì, anche personale, sì, per lo più personale. Con le donne magari? Sì, sì. Ok. Grazie. Io sinceramente non so molto di lui, cioè non so praticamente nulla. So solo che mamma invece è stata molto male quando è venuta a mancare. Non so precisamente perché, ma invece c'era la mia insegnante di ripetizioni che diceva che senza di lui questo paese morirà. Allora, forse è un po' maleducato. Quanti anni hanno tua madre e l'insegnante? Mia madre 50 anni. Ok. E l'insegnante 35. No, perché è interessante che c'è anche il ricambio generazionale e tutto, perché poi lui è, penso sia visto anche dalle generazioni in maniera differente, anche perché poi per chi ha come i nostri genitori, lui è stato colui che ha liberalizzato la televisione in Italia, per esempio, perché prima c'era solo la Rai e poi grazie a lui, che ovviamente per fare i soldi, però grazie a lui poi ci sono anche stati gli altri canali. Te invece che ne pensi? Ah, io un po' neutrale, cioè nel senso non so molto, non sono né felice né... A prescindere, diciamo, l'idea politica che posso condividere o meno, sicuramente è stato un grande uomo per l'Italia, un grande imprenditore. Umanamente mi dispiace che sia morto. Ha magari qualche ricordo, qualche cosa in particolare? Sì, il Milan. Il Milan. Lei è milanista? No, però comunque sia, sicuramente anche a livello sportivo ha fatto grandi cose. Si ricorda la parentesi calcistica? Beh, assolutamente sì. Diciamo, sono rimasto un po' così quando l'ho saputo, però alla fine, cioè, ci sono rimasto così perché ho detto, ma mi ha promesso quel bus di mignotte, ma alla fine non me l'ha portato, quindi sono rimasto male, però ci sta, dai. Grazie. Carissimi investitori, le domande sono state fatte. Come potevamo immaginare, sono state molto controverse, come lo è il personaggio, appunto. Quello che ci tenevo a dire, appunto, è che questo video l'abbiamo fatto perché da investitore e da, diciamo, imprenditore, quale cercherei nella vita di essere, comunque penso che Berlusconi ci lasci in eredità dei grandi insegnamenti. Quindi, ovviamente, mi farebbe parecchio piacere sapere voi di Investitori Folli, la community, che cosa ne pensa. Se volete, se vi va, scrivetelo nei commenti. Ovviamente non ci sono risposte giuste o sbagliate, sono solamente opinioni personali. Quello che volete dire, dite, e sarebbe bello comunque fare un dialogo su questo argomento. Lasciate un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nei prossimi video o nei precedenti, insomma, vedete un po' voi.